verità. Gentili ospiti, benvenuti alla 13ª Convention Special Olympics Italia Team Lazio Viterbo 2014. Come tutti gli eventi Special Olympics, anche la Convention verrà tradotta nella lingua dei segni. Rosaria Marano sarà la persona che con me racconterà la nostra Convention. Nel corso della Convention ritroveremo tanti amici che hanno contribuito al successo, permettetemi, al grandissimo successo della 29ª edizione dei Giochi Nazionali di Nuoto, quarta tappa di un 2013 che ha visto protagonista tutta l'Italia del mondo Special Olympics, quarta tappa che qui a Viterbo ha concluso un anno molto importante. E allora, come sempre, il caloroso applauso del pubblico deve essere per i veri e unici protagonisti di tutti gli eventi Special Olympics. Signore e signori, i nostri atleti. E adesso, caloroso applauso per il team Amica Roma. Accompagnati chiaramente dai riconoscibili fratelli blu, i nostri fantastici volontari, gli amici del team Mai Solo di San Cesario. Ieri non ci vado, sono proprio. Chiaramente noi nomineremo tutti i team che piano piano stanno arrivando. Io vorrei il caloroso applauso del pubblico, perché viva la gente, è proprio questo lo spirito. Ancora ringraziamo il team Star Game Roma. Noi con voi del team Rieti, la stella polare Roma, gli amici dell'Ampas Cisterna da Cisterna di Latina, il team Oriazzi e Curiazzi da Ardea Roma, associazione sportiva con noi. Associazione sportiva Roma 12, il team fuori centro Pagliani, mamma mia, il team nuova era latina, il team Roma, canottieri Lazio Roma, bello. Il team Senza Frontiere Palestrina, il team La Felice Roma, il team Contra Roma, è un team che conosciamo molto bene sui secondi interpresi, sorrisi che nuotano Viterbo. Sport insieme Fara Sabina, Rieti, il team Arcobaleno di Frascati, il team La Rete Pontinia di Latina, il team Albano Primavera che non poteva non essere di Albano, Roma, liberi di fare sport, Tivoli, magari a trovarla una volontaria. A supporto Marino, tutti in gioco Terni, gli amici del Puglia, di Appolà, Latina, gli amici della Fispi di Roma, Versus Latina, APD Sotto Pontino Formula e Vicurno Fitness Scouting Latina. Signori, 30 team accreditati per la nostra 13ª Convention. Roberto, chiaramente accompagniamo l'entrata degli atleti, ci vorrà ancora un pochino per farli sedere tutti. E allora diamo carica di amicizia. Continuiamo con la musica. 13ª Convention. Un momento di confronto, un momento personale.
stati gli eventi della scorsa stagione, ancora più importanti per lanciare nuove sfide, per dare nuovi obiettivi, perché Special Olympics è proprio questo. Special Olympics è un mondo a colori, Special Olympics è un rosso, Special Olympics è richiede sempre mezzo piede. La Special Olympics è soprattutto fatto di persone, persone che ogni volta accettano sfide nuove e portano avanti. Oggi lanceremo nuove sfide qui con voi e siamo sicuri che dopo queste sfide, al traguardo, sempre voi starete insieme a noi. E allora, mentre prendono posto gli ultimi atleti, e Roberto, sono tantissimi gli amici che abbiamo visto, esatto, e soprattutto tantissimi amici mascherati. Ma lo facciamo questo caloroso applauso ai nostri atleti, ai nostri volontari. Chiedo scusa. I nostri atleti a cui abbiamo chiesto nella loro presenza di venire con i loro costumi antitipici, in rappresentanza proprio delle tradizioni delle nostre province. E allora, io direi a Roberto che siamo pronti per iniziare con la convention e lascio la parola al direttore regionale di Special Olympics Italia del Team Lazio, Stefania Cardenia. Allora, benvenuti a tutti, benvenuti a Viterbo. Ciao. Un mio amico ieri mi ha chiesto: ma perché tanta gente si sposta da casa sua e viene a Viterbo per una convention? Non è un evento sportivo, è una cosa strana, ma di chi si tratta? Ma perché uno dovrebbe avere interesse a venire qui stamattina? Io non sapevo che rispondergli, anche perché lui mi diceva: mi sembri una turista, pare che stai cercando suggerimenti da questa città. Questa città ci ha dato moltissimo, insieme a tutti i comuni della Tuscia. Questa città ci ha dato l'opportunità di fare una delle tappe dello scorso anno dei giochi nazionali, di far gareggiare 500 atleti e i loro partner nella disciplina del nuoto, e ci ha dato l'opportunità di preparare tantissimi volontari che hanno fatto una bellissima corona stamattina come allora a questi giochi. Che cosa faremo stamattina? Che cosa è questa convention? Noi parleremo di una cosa molto importante. Parleremo e fisseremo le nostre emozioni, quelle cose che viviamo ogni volta che facciamo i giochi regionali, i giochi nazionali, oppure andiamo a eventi internazionali. Perché dico che dobbiamo fissare delle emozioni? Perché soltanto attraverso il fermare e ricordare delle cose si creano i ricordi che poi ci portiamo dietro tutta la vita. Molti di voi non sono stati a giochi nazionali, anche gli stessi atleti, perché qui a Viterbo c'era esclusivamente la disciplina del nuoto. E allora oggi permetteteci di ricordare quelle emozioni e di prepararci a vivere quelle che vivremo poi con Anversa 2014, giochi europei. Presenteremo anche la delegazione, quella regionale, cioè i ragazzi selezionati nella regione Lazio che andranno ad Anversa, e soprattutto i mondiali del 2015. Vedrete, le testimonianze che porteremo sono testimonianze di ricordo, di emozioni. Lasciano intravedere quello che noi vogliamo vivere, che noi desideriamo cedere a quelle persone che vengono a vivere i nostri eventi. Immergiti in un mondo, Special Olympics. Facciamo conto che questa mattina qui, invece di essere un teatro, sia una piscina, e che tutti noi formiamo tante piccole gocce che formiamo l'acqua della piscina. Lasciatevi coinvolgere, lasciate vivere le vostre emozioni dentro, semplicemente perché così capite quello che noi cerchiamo di dire al mondo, quello che i nostri atleti ci dicono al mondo. Questa mattina qui ci sono tantissimi amici, tutte le delegazioni del Lazio, ci sono delle delegazioni regionali, qui io volevo fare un grosso applauso, iniziando dalla Sardegna.
che con noi, con la Lombardia e con la Toscana hanno condiviso l'anno scorso i giochi nazionali. C'è la delegazione della Basilicata, la delegazione della Puglia, la delegazione dell'Umbria, la delegazione dell'Abruzzo. Però lo dico a voi atleti, ci sono due persone in questo momento e che per ancora 4-5 mesi ancora più forte sarà l'idea ogni giorno di voi. Sono due persone che in questo momento non sono potute qui ma stanno lavorando per noi e sono Betty del Veneto e Alessia della Liguria che stanno preparando i giochi 2014. Io ho chiesto a Filippo di stare qui con me. Sapete perché? Perché Filippo è un ragazzo che parla con me attraverso gli occhi, non perché Filippo non sappia parlare, ma perché ha una grande carica, una grande capacità, è come un po' la dinamo per me. Quando ci sono situazioni che non vanno, io se incrocio Filippo la faccio meglio. Abbiamo un ricordo bellissimo noi di una nostra esperienza internazionale, quella di Siviglia. Che mi sono fratturato la spalla. Sì, ha fratturato la spalla, è proprio quello volevo dire. Siamo andati a Siviglia e tra le delegazioni, tra gli sport che abbiamo portato, c'era proprio il basket. L'ultimo giorno Filippo con la spalla fratturata non ha potuto fare la gara finale e lui disse ai suoi compagni, con uno spirito forte di capitano, cercate di vincere anche per me. Questo fu un messaggio fortissimo che Filippo ci ha dato e ci dà ogni volta. Cercate di vincere anche per noi, organizzate, fate cose che a noi piacciono, fate cose che siano degne di farci capire quanto siamo, a far capire agli altri quanto noi siamo importanti. Un'altra persona che volevo qui sul palco con me è una mamma. Astrid, puoi venire un attimo? Allora, perché questa mamma? Quando una persona organizza un gioco, un team organizza un gioco, alla fine è stanca, cioè come se tutte le forze venissero meno proprio perché la tensione di quei giorni è forte. Qui ci sono Luigi, Gianluca, Paolo, tutti gli amici di, e adesso non posso nominarli tutti, ma Guido, cioè tutte le persone che ci hanno aiutato in questa gara a preparare questi giochi, che ci vedevano, eravamo tesi, eravamo al punto giusto. Poi è arrivato il 27, sono finiti il 27 giugno, sono finiti i giochi. Arriva la lettera di questa mamma, lei è la mamma di Sebastian. Si dice in Italia è come una goccia cinese, no, lei oltretutto è pure tedesca, quindi una goccia cinese tedesca, pensate che cos'è. Lei è una persona, lo dico agli amministratori qui, sindaci, assessori, che se la beccate nel vostro passaggio sono dolori, perché porta avanti forte il diritto di questi ragazzi, come tutti i genitori che stanno qui. Bene, in due minuti, dacci quell'emozione. Io attraverso di te ho avuto uno dei messaggi più belli della mia vita, perché ero veramente stanca, e come Filippo tu hai caricato con la mia batteria, con la tua dinamo. Prima cosa vorrei ringraziare Viterbo per quello che ci ha donato quest'estate, a Viterbo e a voi, è stata un'esperienza veramente stupenda, non solamente per gli atleti ma per noi genitori, eravamo una famiglia. E del resto non ce la riesco a dirlo, devo leggerlo, scusami, troppo emozione, scusatemi se sbaglio. Sono la mamma di Sebastian, mi sento un po' come mio figlio, forse un rockstar. Da quando siamo da Special Olympics tutti lo conoscono e questo grazie a Special Olympics. Prima era il figlio disabile della tedesca, adesso è il ragazzo che ha vinto un sacco di medaglie. E quella ragazza
feste mi dicono: quel ragazzo lo conosco, l'ho visto sulla foto, l'ho visto in TV, è quel ragazzo che ha vinto un sacco di medaglie. Ecco la nostra storia. Dopo aver finito il percorso scolastico, durante il quale tutti si sono sforzati di fare una bella integrazione, così con alti e bassi siamo arrivati a un bellissimo certificato di frequenza e all'arrivederci dell'istituzione, e tutti voi conoscete questo arrivederci purtroppo. C'era il nulla. Tocca a noi mamme ad organizzare la vita dei nostri figli maggiorenni. Sebastian, mio figlio, era un ragazzo di 20 anni e voleva fare la vita di ragazzo, sacro santo diritto. Ma le porte per le normali attività di intrattenimento si erano chiuse. Lui era troppo grande, troppo lento, troppa responsabilità, troppo diverso. Nessuno lo voleva. Finché non ho letto un'inserzione piccolo piccolo sul Messaggero: canottaggio per ragazzi disabili. Canottaggio, Special Olympics, ma che cosa sarà? Abbiamo il primo appuntamento, ci raccoglie Paolo Ramoni, campione olimpionico, che ci dà il benvenuto con un enorme sorriso. In seguito ho imparato che tutti quelli che incontriamo a Special Olympics hanno quel sorriso. Sarà un virus senza antidoto. E in pratica da quel giorno cambia la nostra vita. Comincia la nostra avventura con Special Olympics. E da allora siamo contagiati di questa febbre del sport, che non ci lascia più. Pensi che non siamo più garibili. Special Olympics si deve vivere per capire. Penso che chi non ha vissuto almeno un evento special nella vita si è perso un'emozione che non ha uguale. È come se si aprisse una porta nel tuo cervello che prima non sapevi che esistesse. Ti fa provare gioia pura e serenità nell'anima. Non si si sente più sola, e questo vale per l'atleta, il tecnico e soprattutto il genitore. Ognuno in maniera diversa, ma tutti si uniscono con quel fantastico sorriso che solo Special Olympics ci sa regalare. E così cominciamo a vivere questa esperienza coinvolgente e non finirà, speriamo, mai. Grazie ancora a Special Olympics. Grazie. Allora Stefania, dopo le belle parole di Astrid, io riprendo una parola che ha detto Stefania: fissiamo le nostre emozioni e noi lo facciamo così. Mai, non parlavo mai, ero impaurito e timido, era difficile per me guardare la gente in volto, avevo paura, perché se avessi fatto qualcosa di sbagliato mi avrebbero preso in giro. Poi ho iniziato a fare sport con Special Olympics. Ho fatto amicizia, ho vinto tante medaglie d'oro, ma ho trovato molto più nel fare sport. Special Olympics mi ha aiutato a trovare la mia voce. E adesso tutti gli altri sono senza parole. Siamo le nostre emozioni. Stefania, io direi di invitare sul palco la persona che con te ha dato vita in modo forte a quello che è stato l'evento dello scorso anno. Maurizio Casciani, qui sul palco insieme. Maurizio, Stefania, per i miei commenti, è stata anche la persona d'ordine. È stata la persona che si è emozionato con noi, però era anche quello che ci diceva: ragazzi, restiamo coi piedi per terra. Non sempre è facile restare coi piedi per terra. Maurizio ha vissuto anche una bellissima esperienza internazionale quando è andato ad Atene, e questa grossa esperienza l'ha riportata nella sua società.
e l'anno scorso è stato, no Maurizio, motivo e motore per poter realizzare un evento che tutti noi ricordiamo. Parola a Maurizio Casciano. Solo una cosa rapidissima per dirvi come, alla fine ci si ritrova a fare queste cose che sono cose un po' folli, organizzare un campionato come quello che abbiamo fatto a Viterbo. Quando siamo andati, Fabrizio Spreca mi è testimone, quando siamo andati ad Atene si parte per questa esperienza internazionale con tantissimo entusiasmo, tantissima carica, i ragazzi sono meravigliosi, poi passano i giorni, si accumula la fatica, si accumula la stanchezza, succedono cose incredibili come perdersi un ragazzo dopo la cerimonia di apertura alle 4 del mattino e girare un'ora per cercarlo, perché purtroppo succede anche questo, paure, cose incredibili, poi anche momenti di grande stanchezza. Si arriva all'ultimo giorno, quando si scende dall'aereo, e questo Fabrizio ce lo siamo detti io e Fabrizio insieme, che dice: un'altra volta con Special Olympics a fare i campionati, mai, mai, perché siamo finiti. La cosa forte è che basta che passano 24 ore e tutto è passato. E così è stato per Viterbo. All'inizio uno dice: no, è impossibile organizzare una cosa del genere. Arriva all'ultimo giorno che sei finito. Poi dopo 24 ore, se qualcuno ti dice di organizzare un'altra cosa dopo due mesi, ricominci. Questo è Special Olympics, grazie. Maurizio, senti, adesso abbiamo detto prima, l'ho detto io, l'ha ricordato soprattutto Stefania, sono tantissimi gli amici. Organizzare un evento come quello dell'anno scorso non è facile, le forze profuse in campo sono tantissime. Allora, dacci una mano e proviamo a non dimenticare tutte le persone che ci hanno aiutato e che ricorderemo durante la nostra convention, perché come detto prima, la convention è un momento di ricordo ma di ripartenza. Ma soprattutto aiutaci a capire anche chi sono gli amici oggi presenti, perché non sarebbe neanche giusto e carino. È impossibile ricordarli tutti, perché oggi ci sono tante persone presenti ma tante mancano purtroppo. Però ecco, io volevo dire, oltre le persone magari che verranno qui poi a ricevere il riconoscimento, non le presentiamo perché le presenteremo, assolutamente, le presenteremo al momento dopo, in cui verranno qui. Vorrei dire soltanto che mi ha fatto molto piacere, per esempio, che siano presenti qui due sindaci del Torch Run, che hanno partecipato attivamente a questa manifestazione che ha preceduto i giochi e che ha consentito alla fiaccola di Special Olympics di girare per tutta la provincia di Viterbo. Ringrazio quindi il vice sindaco di Pomarzo, Giovanni Testacuzzi, che è qui presente, e il sindaco di Armeno di Castro, appunto, di Rossaneri, che anche lui è presente, anche lui ha voluto essere qui in questa occasione per ricordare quel momento che è stata una cosa veramente molto bella. Forse poi ne parleremo più avanti del Torch Run e vedremo anche delle immagini veramente molto belle. Grazie a voi e poi grazie a tutti gli altri, però grazie a Sergio Insogna, per esempio, che è presente oggi come consigliere comunale a Condelica allo Sport, grazie agli amici che ci hanno aiutato a partire, poi adesso verranno chiamati, però ecco, cioè, vedo Luigi Buzzi, è veramente un ringraziamento particolare a lui, perché se non ci fosse stata la sensibilità anche della giunta precedente a quella che attualmente è diciamo in funzione, non si sarebbe organizzato niente. Special Olympics non ha colore politico, quindi tutti assolutamente avete partecipato in maniera forte, sia la giunta precedente sia la giunta attualmente in carica. Ancora per voi vi ringrazio molto, perché era anche un momento difficile il cambiamento ovviamente dei sindaci. Allora Stefania, Maurizio, io chiedo a Marco dalla regia di far partire una musica, perché io voglio altre due persone sul palco, perché quando si organizza un evento è un po' una follia, serve qualcuno che parte. Noi abbiamo avuto tre moschettieri qui a Viterbo, Maurizio è qui con noi, io voglio con me sul palco anche Simona Cimichella e Maurizio Pallucci. Buongiorno Simona! Buongiorno! Aia Maurizio! A te che sei l'unica al mondo, l'unica. Ragazzi, possiamo anche tirare fuori i cellulari, le mani, non è un problema. Dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente. E allora, Simona, tu hai scelto volutamente questa canzone. Hai detto: io l'intervento lo faccio, ma vorrei farlo con una musica. Perché hai scelto proprio questa canzone? Perché questa canzone è per loro, per i nostri ragazzi. Bella Simona! Simona, so che è difficile, perché poi uno ci pensa, dice: ok, dico, poi vivo un'emozione come questa, è una cosa forte.
un'emozione, un ricordo, un qualcosa di particolare, un gesto, un momento, quello che vuoi per fissare l'ultimo, proprio l'emozione. L'ultimo ricordo di ieri, quello di Simone, quando mi ha regalato una maglietta con scritto "Buongiorno principessa". E loro sono, ecco, la nostra forza, che sei il mio grande amore, il nostro motivo di vita, a te che per noi sono tutto, e per noi, e ci danno anche la forza, la, no, forza di organizzare, Simone, un evento, certo, come quello. È uno dei tecnici del Sorrisi che Nuotano, insegnante di educazione fisica e soprattutto di sport del nuoto. Allora io adesso darei la parola a Maurizio Pannucci, che è anche il nostro direttore provinciale su Viterbo. Io e Maurizio, organizzare un evento vuol dire vedersi tantissime volte. Io e Maurizio eravamo diventati, no Maurizio, amici di WhatsApp, perché ci scrivevamo negli orari più improbabili per vederci poi soprattutto nella parte formativa nelle scuole, ma per vederci nell'organizzazione. Prima di lasciare la parola a Maurizio, su una domanda specifica, voglio dire un po' la follia di Special Olympics. Tu parti, inizi un evento, dici Raffaele, allora sì, va bene Stefania, va bene Maurizio, va bene Simona, là andiamo, facciamo, ti fai mille dubbi, mille preoccupazioni. Arrivi a un momento importante come è stato la gara in nuoto in acque libere, di cui poi parleremo, e ti ritrovi a Luna sotto un diluvio universale, perché in 20 minuti allestivamo c'era il diluvio universale. Ma la magia di Special Olympics fa sì che Maurizio mi ha guardato e mi ha detto Raffaele, tranquillo, 10 minuti e passa la pioggia, perché deve smettere di piovere. Sarà stato un caso, sarà stata la fortuna, ma questo è successo, perché Special Olympics è anche questo, credere in cose che lì per lì non sembrano possibili. Maurizio, a te una domanda particolare. Abbiamo parlato degli eventi internazionali con Maurizio, abbiamo parlato con Simona della parte emozionale. Tu ti sei occupato, fra le tante cose, anche della parte della formazione. Quanto è importante da insegnante un programma come Special Olympics nelle scuole per far sì, quello che ha detto Astrid, che poi non finisca tutto e che gli stessi ragazzi abbiano anche più voglia di impegnarsi nelle cose importanti della vita? Allora, ho partecipato alla formazione nelle scuole e devo dire che la cosa più bella è stata quella di vedere la trasformazione dell'espressione dei ragazzi. Entravano con la faccia furba di chi ha perso due ore di scuola. E piano piano, mentre Raffaele parlava, insomma, raccontava che cos'è Special Olympics, mostrava i video, in quei momenti le espressioni cambiavano, no? Quindi più incuriosite, più attente. Tanto che poi alla fine dell'incontro era sempre difficile andare via per le tante domande e il tanto interesse che comunque avevamo suscitato. E tutto questo probabilmente perché comunque la conoscenza abbatte le barriere. E quindi la condivisione poi dei momenti belli durante le gare, durante le manifestazioni, permette veramente di creare un gruppo unito e forte. Probabilmente mi sono un attimo perso. Facciamo un applauso perché Maurizio è tanto bravo in vasca, tanto bravo come organizzatore, dategli il microfono in mano e lo fate perdere. E a questo punto probabilmente chi ci conosce non ci evita più. Allora, continuiamo. Io adesso chiedo a Maurizio e Simona di spostarsi con Stefania, perché continuiamo a fissare le nostre emozioni. Costruttivo, benessere, meraviglioso, emozione. Coinvolgente, insieme, irrinunciabile, familiare. Sogno, imperdibile, unione, realtà, aggregazione. Abilità, vita, uscite, essere, avere, realizzare. Opportunità, avvincente, divertente, appassionante. Simply happy, realizzante, vincere, lealtà. Quando si organizza una convention si vuole sempre il contributo di tutti, no Stefania? E non è possibile avere tutti sul palco. Allora quest'anno abbiamo pensato di fare una cosa diversa. Quelle che avete visto sono le parole che voi team, voi genitori, voi tecnici, voi accompagnatori, voi volontari
ci avete dato per esprimere che cos'è per voi Special Olympics. Questo ci è sembrato il modo più giusto per ricondividerlo tutti quanti insieme. Visto che stiamo parlando di condivisione, io vorrei qui con noi sul palco il vicepresidente di Special Olympics Italia, il professor Alessandro Palazzotti. Lelia Bellesini è la rappresentante di tutti gli atleti d'Italia in questo momento nel World Special Olympics, perché la signora Kennedy volle che un rappresentante degli atleti, un rappresentante dei familiari fosse sempre presente in ogni board per dare il senso della linea, dell'indirizzo che Special Olympics doveva prendere. E Special Olympics in Italia, uno dei programmi più avanzati d'Europa, non poteva non recepire questo indirizzo. Beh, io devo, e Lelia, dobbiamo portare il saluto di Maurizio Romiti, il presidente di Special Olympics, è impossibilitato oggi a essere qui, degli altri due vicepresidenti, Angelo Moratti e Federico Vicentini, anche loro impossibilitati, ma sicuramente sono qui con lo spirito perché ci tenevano moltissimo a esserci. Sai Lelia, io ho perso pochissime convention, vero Stefano? Ho perso veramente pochissime convention. Io penso mai, manco... No, una mi sono perso Venezia per una coincidenza importantissima con cui non potevo mancare. Magari in 30 anni mi sono perso... qualche gioco nazionale, diciamo di una sessantina di giochi nazionali, me ne sono persi 2-3. Le convention invece ho cercato di essere sempre presente e c'è un motivo. Il motivo, metto Lelia qui al centro, è che ho sempre ritenuto che la convention fosse forse uno dei momenti più importanti, perché mentre nei giochi nazionali siamo tutti impegnati a correre, a organizzare, a fare in modo che i nostri atleti familiari siano al meglio della loro condizione, non abbiamo il modo di riflettere che stiamo realizzando un piccolo miracolo. Ogni gioco nazionale, io qui fra noi c'è tanta gente che ha iniziato con noi, no? Che ha organizzato con noi, che ha vissuto queste esperienze. I nostri giochi sono sempre il cuore oltre l'ostacolo, sembra sempre che non ce la possiamo fare, no, quest'anno è proprio impossibile. L'altro anno tu a Viterbo con gli amici di Viterbo, ma La Spezia, Biella, i giochi europei di Roma, Alessandra che li ha organizzati insieme a noi, lo ricorderemo tutti. Quando ideiamo i giochi poi li vogliamo così belli, più belli di quelli dell'anno precedente, e ci sembra quasi che non si riesca a realizzarli, e poi ce la facciamo. Durante i giochi non riusciamo mai ad analizzare com'è che ce la facciamo, mentre invece la convention serve per capire com'è che questo miracolo si rinnova, che sistema stiamo mettendo in piedi affinché il miracolo continui, e quindi non è più un miracolo, no? C'è qualcosa di più solido, e anche riflettere su quella che è la nostra storia e come la stiamo portando avanti e quali sono gli obiettivi che ci diamo. Ecco il momento della convention. Il significato di oggi, ragazzi, è quello di riflettere sul fatto che noi siamo una comunità, siamo un insieme di persone che hanno un denominatore comune, che stanno puntando a una piccola cosa, come diceva la signora Eunice Kennedy, una piccola cosa: vogliamo cambiare il mondo, vogliamo cambiare la società intorno alle persone speciali, e vogliamo cambiarla perché queste persone riescono a rendere il mondo migliore. Un obiettivo piccolissimo forse, non lo so, sta di fatto che là dove operiamo bene, dove facciamo massa, dove lavoriamo insieme, dove siamo uniti e tutti insieme spingiamo verso l'obiettivo comune, là ci riusciamo. Poi mi pare che lo diceva anche Nelson Mandela, no? È l'unione che riesce, poi la forza delle idee che riesce a sconfiggere i pregiudizi.
ci siamo riusciti tante, tante volte e ci riusciremo ancora. Qual è la magia? Qual è la magia di questa cosa? Beh, io vi posso dire che l'ha detto prima Raffaele, la magia sta nel fatto che ogni volta ci ricarichiamo con persone come avete fatto prima, no? Con persone che ci dicono grazie e ci ringraziamo a vicenda per arricchirci di nuovo. E questo fatto, lo sguardo di un atleta, l'abbraccio quando entri qua dentro, il ringraziamento di un familiare, queste sono le cose che ti rendono tutti più forti e ci permettono di creare quei piccoli grandi miracoli. Bene, noi siamo riusciti a fare tutti questi anni questi grandi miracoli perché siamo una grande squadra. Siamo una grande squadra con delle idee molto forti. La convinzione qual è? Lo sport può essere uno strumento formidabile. Non ci facciamo ammaliare dalla sirena dell'agonismo, della vittoria a tutti i costi, del superare l'altro. No, noi superiamo insieme le difficoltà. Questo è il nostro Vangelo. E devo dire... che se ci siamo riusciti tante, tante volte, ci riusciremo ancora tante, tante, tante altre volte. Grazie a voi tutti di far parte di questa grande, grandissima squadra. Grazie professor Palazzotti, perché se siamo qui tanti di noi è merito tuo. Grazie. Prof, io ti chiedo di restare con noi sul palco perché è un momento importante per noi. Abbiamo detto tantissime le forze per realizzare un evento come quello dei 21esimi giochi nazionali lo scorso anno. Io vorrei qui con noi, per la città di Viterbo, in rappresentanza della città di Viterbo, l'assessore all'urbanistica e centro storico Alvaro Ricci, e non so se è già arrivato, se è qui presente in sala, il sindaco di Capodimonte Mario Fanelli oppure un suo rappresentante. Prego. E allora, prof, in quanto vicepresidente di Special Olympics e autorità più alta oggi presente, consegniamo alla città di Viterbo il premio di città speciale per l'impegno profuso nel realizzare, nel contribuire al successo dei 21esimi giochi nazionali estivi Special Olympics. Credo di essere proprio la persona meno adatta che poteva stare qui oggi, quindi cercherò di svolgere il mio ruolo istituzionale al meglio possibile, spero che ci riesco, chi mi conosce comprende le mie emozioni fortissime. Quindi vi porto i saluti del sindaco Michelini e della città di Viterbo, oggi impegnato a Milano per promuovere un altro evento importante per la città, che è stato il riconoscimento UNESCO in materiale della macchina di Santa Rosa, quindi a Milano, al BIT, per promuovere questa straordinaria occasione di crescita, di sviluppo della città. La vostra non è stata certamente da meno. Io non riesco a sdoppiare la personalità, io sono un padre di un ragazzo speciale. Non pensavo di emozionarmi così, ma sono contento che mi succeda ancora, insomma. E questo credo che è un regalo che Corrado mi fa ancora, no? Mio figlio. Corrado è l'utile complemento della mia vita, un pezzo importante della mia famiglia, i miei successi, le mie sofferenze, le mie cose straordinarie, io molte le devo a Corrado, non è strano. Come non è strano il fatto che grazie a Corrado ho conosciuto un personaggio straordinario come Maurizio Casciani, grazie a Corrado ho conosciuto un personaggio che oggi non c'è più, che oggi qui ci fosse sarebbe stata una festa ancora più straordinaria, che è il dottor Giorgio Mauro Schirra. Io penso che non possiamo mai dimenticarlo, mai, è un pezzo importante, fondamentale per la società di Corvese.
sicuramente grande protagonista anche lui di questa straordinaria storia di Special Olympics. Ecco, veramente, ecco, credetemi, io non pensavo di essere qui. Quando il sindaco me l'ha detto, cioè, ti prego, vai tu, io per un attimo ho detto, ma sì, vabbè, vado. Poi mano a mano che stavo seduto lì, l'emozione cresceva, e quindi pensate quanto per me sia importante, e soprattutto quanto è importante per la città di Viterbo aver ospitato questa straordinaria manifestazione. Concludo dicendo che è la città che deve ringraziare voi, non è certo voi che dovete ringraziare la città che vi ospitate. Noi abbiamo fatto il minimo sindacale. Siamo contentissimi che ci sei tutti, perché sei un'altra grande testimonianza di come uno si mette in gioco, e tu la fai ovviamente con la pubblica amministrazione, ma te lo diciamo noi, sei un grande papà. Grazie. Grazie, grazie a voi. Allora, volevamo anche qui sul palco un'altra persona che è stata molto molto importante per la realizzazione dei 29esimi giochi nazionali estivi lo scorso anno, soprattutto una persona che ha creduto molto nel nuoto delle acque libere proprio a Capodimonte. Non è stato possibile averlo oggi con qui. Un caloroso applauso al prefetto di Viterbo, alla dottoressa Scolamiero, che se non presente fisicamente ha voluto comunque mandare un messaggio a tutti i nostri atleti. Cara dottoressa, ho ricevuto con molto piacere l'invito a partecipare alla convention di sabato prossimo. Purtroppo impegni personali già fissati per quella giornata non mi consentiranno di partecipare alla manifestazione, che ne sono certa sarà un nuovo grande successo. Desidero comunque rappresentare ancora una volta il mio sincero apprezzamento per tutta l'attività svolta e per la grande opportunità data dalla vostra presenza sul territorio della Tuscia. Al di là dell'alto spessore etico e sportivo che contraddistingue tutto il progetto Special Olympics, sono di natura emozionale gli elementi che più di ogni altro hanno fornito la consapevolezza di aver preso parte a un'esperienza unica, veramente speciale. I vostri atleti, coraggiosi e solidi ragazzi, hanno saputo coinvolgere, entusiasmare e commuovere con le loro sfide, le loro medaglie, ma soprattutto con la loro gioiosa partecipazione. La vittoria più bella, più importante per loro stessi e per tutti noi. Sono onorata di essere considerata una di voi. Sento di esserlo davvero nella condivisione di un percorso che mi appartiene, anche da un punto di vista istituzionale, per i contenuti e i valori espressi e perseguiti. Nel ringraziarla per lo splendido lavoro compiuto, auguro a lei e a tutto il movimento di Special Olympics il raggiungimento di altri e sempre più meritati traguardi. Antonella Scolamiero, prefetto di Viterbo. E allora ragazzi, ma vogliamo rivivere l'emozione dei giochi nazionali dello scorso anno? Vogliamo rivivere quella magia che solo Special Olympics a darci? E allora, via con le immagini. Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Quarta tappa della 29esima edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Viterbo 2013. La nostra cerimonia è tradotta in simultanea anche nella lingua dei segni. We'll be right back.
Estivi di nuoto Special Olympics Italia Viterbo 2013. Cerimonia, abbiamo cercato di ricordarla in queste immagini, cercando di prendere quelli che sono stati tutti i momenti fondamentali. Vedo tante facce di tante persone che erano presenti e che si sono nuovamente emozionati durante la cerimonia, ma Special Olympics è proprio questo, è stato raccontato dalle varie testimonianze, ancora verrà raccontato, è un qualcosa che ti coinvolge. Come ci piace dire, Special Olympics non ti scivola addosso, la vivi una volta e poi è una sorta di droga, ma una droga bella perché non ne riesci proprio a fare a meno, non puoi non partecipare a un evento, non puoi non voler trovare il tempo, il modo per rivivere un momento insieme agli altri. Ma che cos'è Special Olympics? È occupato. Bellissima, Leia, Special Olympics è vita, molto molto bello. 45 anni fa Special Olympics era solo un'idea, l'idea di una grande sognatrice. Oggi è una realtà che viene condivisa da milioni di persone nel mondo. Proviamo in pochi minuti a capire che cos'è Special Olympics e lo facciamo con la voce narrante della persona che Special Olympics l'ha portata in Italia. Un mondo speciale, un mondo che ti coinvolge fin dal momento in cui
entro in contatto con gli atleti, con i volontari, con i familiari. È lo sport insieme alle difficoltà delle persone, un mix che in qualche modo entra nel cuore, nell'anima e ti cambia la vita. La famiglia Kennedy aveva una sorellina, una delle sorelline di John e Bob Kennedy, gravemente disabile intellettiva, e questa sorellina il papà la fece decerebrare in parte e quindi temeva che questa bambina potesse essere in qualche modo bloccare la carriera politica dei fratelli, l'immagine di una famiglia che doveva essere perfetta, e l'imperfezione della disabilità guastava queste immagini. Accade questo fatto terribile, tutti i fratelli, pur contrariati, non seppero impedire al padre di fare questa operazione. La bambina, pur con limitatissime capacità, nei momenti di festa e di gioco sport che si organizzava durante nella loro villa, dava segni di forte eccitazione, di forte entusiasmo. La palla che girava con gli altri amici di famiglia stimolavano la bambina. Eunice, che era una grande osservatrice, questa sorella, comprese che lo sport poteva essere uno strumento anche per persone in grave difficoltà intellettiva. E ne fece un programma che mi ha contagiato positivamente, in qualche modo mi ha cambiato la vita anche a me. Questo movimento lo ha chiamato Special Olympics, Olimpiadi speciali, perché riteneva che queste persone fossero speciali. Tutti vincono. Questo movimento contiene tutto il bello dello sport, i valori dello sport qui ci stanno tutti, l'amicizia, la solidarietà, l'attenzione, l'impegno, lo sforzo. Se noi valorizziamo le abilità della persona, non consideriamo la persona per in quanto disabile, a quel punto ci accorgiamo che questa persona è capace di fare cose che all'inizio possiamo pensare impossibili. Questo è il segreto di Special Olympics. Bisogna perdere l'atteggiamento pietistico di assistenza, non è questo. E lo sport riesce a farlo, lo sport riesce in qualche modo a ribaltare. Io ce la faccio da solo, perché ho le mie, dentro di me ho le potenzialità. Cosa è importante? Che mi applico, che mi esercito. Queste persone hanno la capacità di positivizzare il mondo attorno a loro, che può essere prima di tutto il mondo della famiglia, poi quello del pianerottolo, del condominio, poi quello del piccolo e del grande comune, e poi lo Stato, e poi l'intera società civile. Se noi comprendiamo l'ultimo di noi, la persona che ha maggiore difficoltà, noi comprendiamo tutti gli altri. Se noi invece ricerchiamo la performance, ricerchiamo solamente il campione, noi ci perdiamo tutto il resto e ci perdiamo l'umanità. E la gratificazione, per quanto mi riguarda, è di poter aver scoperto una parte di me che era
nascosta, ti fanno scoprire innanzitutto che tutto è possibile nella vita, basta impegnarsi con tutte le proprie forze. Questo è valido per gli atleti, ma è valido per ciascuno di noi. Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene e dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere. Vienimi a prendere, mi riconosci, ho le tasche piene di sassi. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola. Mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sì, qui sul palco con me la voce narrante del video il professor Alessandro Palazzotti e soprattutto il regista della Sette Paolo Ronconi, che ci ha regalato questa bellissima emozione. E allora prof, intanto sali sul palco e cogliamo l'occasione ancora per, no? Le immagini bellissime che abbiamo visto erano quelle dei giochi di Villa Simius in Sardegna, una delle quattro tappe dello scorso anno. Ancora, ancora grazie agli amici della Sardegna per averci regalato anche loro queste bellissime emozioni. Sentite il prof a metà, sono lì. Se mi interparlo, facciamo un attimo gli amici della Sardegna, facciamo un grande applauso. Stefania, su, Stefania, Massimo, Andrea, forza, non fate che organizzate Villa Simius qui. E volevo dire una cosa. E con due splendidi prossimi nostri atleti salgono sul palco. Sì, sì, portateci i gemellini che sono splendidi. Grazie ragazzi. Facciamo uno stacchetto mentre salgono i nostri. Anche Elena, 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 vieni con loro. E volevo dire una cosa. Dovete sapere un piccolo. Il regista Paolo, l'avevamo invitato, lavora per la Sette. E mi aveva detto che non era sicuro se riusciva a venire a essere qui oggi perché avrebbero dovuto spostare un servizio quasi inspostabile. Lui mi ha preso con l'inganno in questa cosa. Lui mi ha detto: Palazzotti, dimmi, raccontami gli Special Olympics perché poi devo fare un servizio, quindi raccontalo a me, io ti riprendo solamente poi per riguardare e poter poi commentare con un'altra voce. Quindi infatti avete visto che il filmato è lento, ma devo dire che le immagini che poi ho saputo montare hanno reso molto, molto meglio di quanto abbia potuto dire io. Abbiamo Palazzotti, le nuove leve dei nostri atleti sardi, un anno e mezzo, questa notte in aereo, sono venuti qui a Viterbo per noi. Facciamogli un grandissimo applauso, ragazzi. L'altro gemello sta dormendo, il gemello. Gemellini, le nostre mascotte piccolini. Loro insieme a Carlo hanno organizzato i giochi nazionali a Villa Simius e hanno fatto veramente un grande sforzo. Grazie ragazzi, siete stati splendidi e per voi e per tutta la Sardegna un in bocca al lupo perché ne abbiamo tanto bisogno. E ovviamente noi siamo a disposizione per aiutarvi a fare la convention. Senti, insomma, questo assolutamente. Poi c'è un'altra mamma, questo è un fuori programma. Sì. Una mamma, Elena ha preso l'incarico dello Young Adult, questo programma che riguarda i bambini piccolissimi, l'avviamento non allo sport ma all'attività motoria dei bambini piccolissimi, in quanto l'attività motoria proposta molto presto può dare dei benefici straordinari. E ringrazio Elena che con tutto questo peso trova anche il tempo per sviluppare il programma in Sardegna. Allora, come ha detto la
Io mi sono innamorata di Special Olympics. Praticamente quando ci hanno detto tante cose anomale a noi genitori, per cui l'idea che i miei figli potessero crescere in un mondo non mondo mi ha spaventata. Grandioso il gemello! Per cui lì ho cercato che cosa potesse essere di particolare di vita per i miei figli, e lì mi sono data a Special, mi sono data alla Sardegna, perché comunque sia il nostro territorio manca tantissimo di attività speciali per i nostri ragazzi e già attività normali non ce ne sono. Per cui mi sono data in Special, mi sono data la vita, mi sono data alla nuova rinascita, perché comunque sia nel momento in cui usciamo molte volte dall'ospedale ci sentiamo morire. E invece io sono rinata perché ho trovato tanta forza in questo bellissimo team, in questi bellissimi ragazzi, perché non bisogna essere belli fuori ma belli dentro. E... grazie, bravi! Grazie Sardegna, grazie Elena, grazie, grazie Massimo, grazie Stefania, grazie Roberto. Grazie a tutti. Prof, la cosa bella di Special Olympics è che indipendentemente da dove vengono organizzati, indipendentemente da chi li organizza, le emozioni e le sensazioni sono sempre le stesse. Ancora un caloroso applauso agli amici della Sardegna che questa mattina hanno fatto una vera alzataccia per essere qui con noi per condividere un momento importante come la convention. E come ha detto Stefania, presto, no Stefania, anche il Team Lazio parteciperà alla convention della Sardegna. Bene, adesso andiamo avanti con la nostra scaletta che un pochino l'abbiamo cambiata, Stefania, alla regia. Invitiamo sul palco Roberto, adesso alla grande, diventa un momento carico per cui abbiamo bisogno della musica del nostro maestro Porpurini e lo facciamo con una canzone un po' particolare perché è una canzone che rappresenta Special Olympics. Special Olympics è anche amicizia, per cui maestro, andiamo con la musica. E mettiamo sul palco. L'amico è qualcosa che più si è meglio è. Se tu può diventare musica a cantare come io con te. Tutti insieme vai! È un coro è un grido che più si è meglio è. Allora Roberto, continuiamo su con la musica di sottofondo. Sei presente in sala qui con noi sul palco Giampiero Canterini, presidente regionale dell'ente di promozione sportiva AXEN, il presidente provinciale del CONI Alessandro Pica, il presidente della fondazione Carivit il dottor Mario Brutti e il presidente della Banca di Viterbo e Credito Cooperativo Luigi Manganiello, perché saranno le persone, saranno i nostri premiatori di quelle che, forza, continuiamo Roberto, saranno loro che ci aiuteranno nelle premiazioni di quelli che sono stati gli amici Special Olympics durante i nostri giochi nazionali. E allora sul palco per essere premiati, Raffaele, scusa, loro sono l'economia e lo sport, persone che ci hanno dato una mano, le fondazioni e le banche con i soldi, e lo sport ovviamente perché abbiamo fatto giochi sportivi. E allora sul palco qui con noi dottor Adrianino Caputo, non c'è, allora andiamo avanti, Bruno De Ligia, aeronautica militare, Antonino Corsini, vigili del fuoco di Viterbo, Luigi Maria Cruzzi del comune di Viterbo, Laura della Croce Rossa Italiana, Pietro Bellucci, vigili urbani di Capodimonte. E questo è il primo gruppo di amici che abbiamo ricordato e detto prima. Ringraziare tutti è difficile, abbiamo cercato di prendere, Roberto continuiamo con la musica, abbiamo cercato di
prendere un rappresentante per ogni gruppo che ci ha aiutato. La premiazione verrà effettuata dal dottor Mario Brutti, presidente della Fondazione Carimit. Allora, dottore, prima di iniziare la premiazione, volevo chiedere a lei, con una parola, come hanno fatto i nostri team, se riesce a dare il sunto di questa mattinata, di quello che lei ci conosce molto bene, perché attraverso Sorrisi che nuotano, che il nostro, la nostra gente alla mano, come si suol dire, quindi la nostra società, il nostro team sul territorio, una parola su quello che sono per lei le emozioni in questi momenti, sia nei giochi, sia nella preparazione, e poi questa mattina qui con noi. Semplicemente noi abbiamo concorso a favorire questo evento, ma vorremmo che questo poi fosse non tanto soltanto un evento speciale, particolare, ma anche la normalità. Vale a dire, noi siamo con voi anche per continuare, e anche in momenti meno festosi, momenti meno allegri forse, ma comunque dare un senso alla normalità della vita per tutti quanti noi che siamo qua, insieme. Allora. E allora la premiazione, presidente, così le indico le persone. Bruno, aeronautica militare, l'uomo che ci ha aiutato in tutte le maniere in caserma e che ci ha dato la possibilità di vivere momenti bellissimi a noi e anche al gruppo sardo, tra l'altro, diciamo, a proposito di Sardegna, oggi è la grande. Bruno è sardo d'origine, quindi si è trovato in casa e amato noi tutti, ma in particolare i ragazzi della Sardegna. Corsi Vigili del Fuoco, presidente a lei. Antonino è uno di quelli che ha convinto tutti che questa cosa si poteva fare, soprattutto il nuoto in acqua aperta e quella bellissima bandiera che ci è rimasta nel cuore, abbiamo visto ancora nelle immagini della cerimonia di apertura. Io non so, voi siete degli amici, quindi mi dispiace pure dire grazie, perché l'abbiamo talmente vissuto e convissuto insieme che diventa quasi un vivere a pure emozioni. Ok, allora Luigi, quando abbiamo iniziato era il assessore, il vice sindaco, il delegato a seguirci in questa attività. Ecco perché dicevo, le amministrazioni sono cambiate, ma il senso e l'amore dei due sindaci e delle giunte è stato identico, nella stessa misura. Il Luigi, come prima nel papà, il nostro amico, ci sono poi un requisito in più, un particolare amore, un particolare calore che si è messo poi a fare queste cose, ma l'abbiamo trovata trasversalmente in tutta la politica italiana. Allora, io devo dire una cosa di Laura, perché questo è il momento delle famiglie. Laura ha fatto i giochi di Viterbo con un pancione così e non era appesantita dal caldo. Ce l'ha a casa, adesso quanto ha? 3 mesi. 3 mesi, e ha fatto di tutto e mi ha detto, ma sapessi dopo Viterbo quello che ho fatto? Croce Rossa Italiana, indispensabili, tutto, e Laura un grandissimo amore per i nostri ragazzi, grazie. Adesso, se vi spostate leggermente qua, continuiamo con Amico Adesso e i nostri premiatori restano, i premiati dall'altra parte, e continuiamo. E avanti. Salto il prossimo gruppo di amici per la premiazione. Se qui in sala, preghiamo di salire Massimo Meccarini del sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, Domenico Arzuolo, presidente di Viterbo con Amore, Pietro Di Bella, segreteria del Comune, Francesco Moscetti, Torchran, foto e filmati, Mario Marinetti, allestimento e utilizzo dei Facchini. Andiamo avanti. Allora, premiazione Stefania verrà effettuata dal presidente Banca di Viterbo e Credito Cooperativo Luigi Manganiello. Presidente, la fondazione è stata vicina sempre anche qui ai nostri amici e alle nostre esigenze territoriali.
ed è stato un grande sponsor per noi, proprio proprio un grande sponsor che ha aiutato questa situazione. Allora, anche a lei un'emozione. Ma io ho cercato di partecipare sia alla manifestazione inaugurale splendida, sia qualche volta legale, e devo fare a nome proprio di tutta la compagine della Banca di Viterbo Credito Cooperativo, siamo 2300 soci, veramente un grande applauso e un augurio. Il plauso per come vi siete comportati in tutte le dimensioni, sia quelle locali, sia quelle nazionali, regionali e via dicendo. E intanto poi un auspicio che continuate su questa strada, il nostro conforto c'è stato e ci sarà ancora per il passato. Posso impegnarmi, non c'ho dietro, non ho preso una candela in bianco, non posso sottoscriverla, però idealmente c'è, insomma. Io la ringrazio tantissimo perché queste cose ci confortano e ci fanno andare avanti. Allora, iniziamo. Massimo. Allora, Massimo, sodalizio dei Facchini, l'avete visto, è stato presente, hanno fatto delle cose eccezionali per noi, proprio per noi. E soprattutto, se mi date l'abbinata con Mario, mi date il... Stefania, vogliamo ricordare, mentre adesso facciamo l'abbinata, della particolarità che Massimo, quando abbiamo sposato in pieno l'evento, tant'è che ha detto: parlerò col direttivo, dimmi se sbaglio, perché faremo una cosa che non si fa mai per Special Olympics. Noi Facchini ci vestiremo con la nostra divisa, si fa soltanto per Santa Rosa, ma per Special Olympics noi lo faremo. Grazie anche di questo, è stata fortuna. Lo sappiamo, perché lo possiamo dire, no? Tanto è ufficiale. La macchina del Santa Rosa è patrimonio dell'UNESCO. Allora, io direi di fare... Perché Mario? Mario, io lo devo dire, quando Massimo, sempre del sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, Massimo, io ho bisogno di persone che ci aiutano a fare gli allestimenti. E Massimo ha detto: se non ti preoccupare, ti mando, scherzando, i vecchietti. Ho detto: è impazzito, Massimo è impazzito. Sono arrivati, signori, dei vecchietti, ma vi garantisco, con due spalle, così dicono a Roma. Il più anziano, 82 anni, si è incollato questo e l'altro mondo e ha detto a me: ma io mi collavo la macchina di Santa Rosa, come dire, ma che credi? Ed è stato un momento bellissimo, grazie. Grazie a tutto quello che avete fatto nell'organizzazione, eccetera. Viterbo con amore è la società, è l'associazione che ci ha tenuto al battesimo, che ci ha aiutato, ci ha supportato con la parte organizzativa. E credo che a Domenico e a tutti gli amici di assolutamente Viterbo con amore, con la bellissima manifestazione Città Colori che abbiamo fatto a 40 giorni dall'evento, e ci siamo portati fortuna a vicenda. Ed ora qui c'è Stefania, abbiamo Francesco che continuava a fare le foto, anche allora, chiamato per la premiazione, abbiamo detto: sali con la macchina fotografica. Allora, Francesco è stato coinvolto da Simona, che gli ha detto: vieni un attimo che devo fare una cosa. E a Francesco, come dice Silvia Merni, Special Olympics non gli è più scivolato addosso. Ok. So. Grazie. Ok. Grazie. Con le premiazioni, Stefania ricordava prima, ha premiato la parte delle banche, adesso la parte dello sport. Presidente provinciale del CONI Alessandro Mica, il presidente del CEN Piero Canterini effettueranno le prossime premiazioni. Con noi sul palco
Gianluca Grancini dell'impianto Notatorio, Paolo Cubbiotti dell'impianto Villaggio e per la Golden Dance School di Massimo Polo abbiamo qui con noi Salvatore Coach Emanuele Grassini, che prego di salire sul palco e di tirare la targa per la Dance School, e si è presente in sala Thomas Treda del rugby, rappresentante degli amici del rugby. Presidente Cantinini e presidente del CONI provinciale effettueranno insieme la prossima premiazione. Allora, io volevo qui un attimino anche l'ente di promozione sportiva e il CONI. Spieghiamo un pochino, mi metto qui in mezzo, spieghiamo un pochino meglio. Noi siamo un movimento assolutamente educativo e per noi lo sport è un mezzo attraverso il quale facciamo qualcosa, per esempio i giochi eccetera. Dipendiamo in qualche maniera per entrare nel mondo dello sport dagli enti di promozione sportiva, ma siamo supportati da quello che è l'organismo più importante, che è il CONI. Allora, loro sono due esperti di Special Olympics perché ci hanno seguito molto, e in particolare Alessandro si è emozionato a Capodimonte, che aveva l'idea dei lucciconi agli occhi, perché era emozionata questa cosa. Sì, è vero, è chiaro che chi vive nello sport di emozioni ne prova tante. Anche io ho avuto il piacere e la fortuna di partecipare a 3 grandi Olimpiadi dove arrivano gli atleti di elite, anche lì provi delle emozioni particolari, ma queste sono uniche, perché noi ci rendiamo conto che lo strumento sport, e questo mi inorgoglisce, è utile in tante occasioni e soprattutto in questa, perché ridà la vita a chi forse non ci pensava nemmeno che attraverso una attività sportiva potesse riacquistare la voglia di vivere. E quindi noi siamo felici di questo, perché il nostro è uno strumento unico. Voi avete usato delle parole bellissime, degli aggettivi che spesso usiamo anche noi quando parliamo di sport educativo e sport formativo. Noi abbiamo qualche milione di ragazzi dai 5 anni in poi che frequentano le nostre società sportive, e quindi lavoriamo soprattutto per formarli ed educarli. Questi sono momenti unici. E devo dire che tu hai parlato di Viterbo quando hai aperto questa giornata. Attualmente io rappresento Viterbo come sport. Ti dico che Viterbo è una città fantastica, tutta la Tuscia è fantastica, hanno una potenzialità enorme sotto tutto ogni punto di vista, e l'hanno dimostrato pure nell'occasione della fase nazionale di nuoto di Special Olympics. Viterbo è pronta a qualsiasi cosa, perlomeno il CONI di Viterbo, con la struttura comunale, il delegato allo sport Sergio Insogna, noi siamo pronti.